Il campionato di Serie 1 di hockey su pista si è preso questo weekend una pausa, come da calendario internazionale, a causa del concomitante seminario internazionale sull'hockey su pista indetto per la prima volta dalla World Skate. Erano presenti anche due rappresentanti dell'hockey italiani come relatori da venerdì a domenica all'INEF di Barcellona. Il portoghese Nuno Resende, allenatore dell'Odica, ha illustrato i concetti tecnici del contropiede, mentre il professor Gianni Massari ha parlato dell'organizzazione tattica dell'hockey su pista, un evento che ha riunito tutto il mondo hockeyistico tecnico che aiuta a costruire una collaborazione futura più condivisibile. Il campionato di Serie 1 ritorna quindi martedì sera per la 17ª giornata con tutte e sette le partite in contemporanea alle 20:45. Dopo il derby quindi tra Centro Giovani Calciatori Hockey Forte dei Marmi, che è terminato in parità 2-2, i bianconeri di Francesco Dolce ospiteranno al Pala Barzacchi il Sandrigo, ultimo con 3 punti, fanalino di coda, mentre l'Hockey Forte dei Marmi è in trasferta sulla pista del Monza, una delle rivelazioni della prima parte di questo campionato, ma sulla carta i rossoblù non dovrebbero avere problemi per incamerare i 3 punti, come ovviamente i cugini del CGC.